Buon anno a tutti e benvenuti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Luigi Condorelli, professore ordinario della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze, dove insegna diritto internazionale, e professore onorario della Facoltà di Diritto dell'Università di Ginevra. Maria Teresa Sancelli Cacciagli, laureata all'Università di Firenze, di Trieste, ha insegnato nell'Università di Trieste, Firenze, Siena e Siena, attualmente professore emerita dell'Università di Firenze. Adriano Sotri, nato a Trieste, da Severi ha pubblicato Memoria, L'ombra di Moro, Le prigioni degli altri, Il nodo del chiodo, Lo specchio di Sarajevo, Piccola porta, Machiavelli e la principessa. Poco prima di morire, Antonio Cassese, giurista e primo presidente del Tribunale Internazionale per la ex Jugoslavia, decise di raccogliere e sistemare alcune riflessioni dedicate nel corso degli anni a Franz Kafka. Cassese la notte studiava le lettere, i biografi, gli amici della Praga ebraica, sorprendente per un giudice alle prese di giorno con i crimini atroci della Bosnia e del Darfur. Oggi questi testi, che avrebbero dovuto essere prefati dall'amico Antonio Tomischi, sono pubblicati insieme ad altri racconti e rivelano la profondità e l'urgenza morale con cui sono stati scritti. Volevo dirvi che Cassese, con questo saggio, pubblicato postumo con un'intelligente postazione della giornalista Maria Mancelli, partecipa, e l'ho scoperto da poco, a un'eletta schiera di giuristi italiani che si confrontano tutti con l'autore pratese. Potrà per una vista stupire questo interesse di studiosi di diritto per l'opera kafkiana, così enigmatica da sollecitare continue interpretazioni e confronti. Il principale settimanale tedesco The Spiegel gli ha dedicato lo scorso ottobre la copertina con ampi articoli in occasione della pubblicazione del terzo poderoso tomo della nuova biografia dello scrittore ebreo-tedesco di Rainer Stack per la casa editrice Fischer, Kafka, recensito da centinaia di giornali tedeschi, a dimostrare di come a 90 anni dalla morte di Kafka continua a coinvolgerci con le sue storie, Kafka, le sue parabole, i suoi aforismi ricchi di oscura saggezza. La centralità delle sue interrogazioni spiega l'interesse di studiosi di diritto per questo romanzo, che racchiude il senso drammatico della modernità. Penso che Luigi Condorelli, guardate Maria Cacciagli, grazie.